vlog. Questa in teoria è la camera dove dormivo prima, ma adesso praticamente ci stanno i miei genitori, insomma. Lì l'avevate visto il disegnino là, avevo fatto leopardato anche qua dietro e l'avevo fatto anche là dietro là e quanta la parete, questo lo volevo fare cancellare da mio padre e volevo fare proprio la testa del leopardo con intorno leopardato, però dopo ho cambiato stanza, non l'ho fatto più, insomma. Sto fumando. Sono preparata questo cappottino qua, questi leggings e le Timberland, quelle che mi ha fatto il ragazzo mio per compleanno. Devo finire di truccarmi, cioè me lo metto solo rossetto e basta. E ho deciso di fare questo vlog dato che comunque vado qua su in piazza Salvo d'Acquisto, si chiama Piazza Salvo d'Acquisto, che oggi adesso mi sto aspettando la mia amica che mi viene a suonare insieme al bambino, cioè ha 9 anni il bambino, il mio vabbè ce n'ha 7, e vanno nella stessa scuola, no, in classe, si conosceva quando erano piccoli, insomma, ecco. E ho deciso di fare questo vlog così almeno vi faccio vedere un po' la piazza dove stiamo noi. Lì c'è tutto, c'è la pizzeria, c'è il bar, tabacchi, tutte queste robe qua. Non vado a riprendere così che là mi conoscono tutti, dice, questa è diventata scema, Greta è diventata stupida, mi vedono col telefono, quindi no, non rischio sta cosa. E la volevo fare già l'altra volta questo video, però non ho avuto il tempo. E in più mi porta anche la mia cagnolina. Noi praticamente ci vediamo, vabbè, a parte ci vediamo tutte le mattine a scuola, ci sentiamo, eccetera. Però il martedì e il giovedì che lei non lavora, famo uscire i bambini insieme e così giocano qua su in piazza, insomma, ecco. Sta piazza roba mi piace tanto. Allora, è stupenda perché è bellissima questa piazza. Però non mi piace tanto perché è pericolosa, c'è le scale, poi c'è la fontana, è un po' un casino, insomma. Quindi c'è paura per loro che, ecco, possono cascare tutto. E dopo adesso quando mi viene a chiamare io riprendo proprio la strada che famo per arrivare in piazza, vedrete che ci vorrà proprio 5 minuti ad arrivare. A lei non la riprendo perché tanto lei me l'ha detto che non si fa riprendere nei video, né manco farsi le foto quasi, perché l'altra volta pure ho fatto il video del compleanno del mio figlio e lei mi ha detto, ah, non sapevo che sai fare il video, ha detto no no fammi fuggire, no, nel senso fammi scansare. Io gli ho detto guarda, io ho detto che tanto lo tengo per me, non lo metto su YouTube, tranquilla. Dopo niente, così insomma. E niente, adesso aspetto che mi chiama. Non è in cannone stavolta, perché noi usiamo praticamente queste qui di sigarette, vedete quanto è fine. Queste qui fatte quelle con la macchinetta, col tabacco. Perché almeno spendiamo molto di meno. Se vai a comprare un pacchetto di sigarette, le Winston, no, l'MS, le Camel, queste robe qua. 4 euro e passa, cosa? Tra poco arrivata a 5 euro, no, non ci teniamo proprio. Le famo con la macchinetta, prendiamo il tabacco, o il barattolo, la bustina, il barattolo, prendiamo i filtri, le cartine, te fai più di 100 sigarette, comunque durano. A parte noi siamo grandi fumatori, fumiamo tanto, quindi 2 giorni è finita, insomma, per quanto fumiamo, però va bene. E quindi niente, volevo dire, adesso quando mi chiami scendo giù e riprendo il video, insomma, che andiamo al fine in piazza e lei tanto non si fa riprendere, quindi già ve l'ho detto, e niente, così faccio vedere un po' come la piazza, riprendo un po' i bambini che giocano, insomma, così riprendo un pochino, non tanto. Ho deciso di fare vlog così, dato che esco, ho deciso di fare vlog, dai, tanto, tanto per cambiare. No, mi piace farli, a parte mi piace fare tutti i tipi di video che faccio io su YouTube, indipendentemente da quello che faccio, posso fare l'arte, posso fare che sto sede così un'ora senza discorrere, cioè mi piace proprio fare i video, mi piace moltissimo. E quindi perché no? Ho deciso di fare questo videovlog, come vi ho detto già, dato che esco, quindi perché no? E così, dai, così vi faccio vedere anche un po', riprendo anche un po' il palazzo mio, che tanto adesso dovrebbe arrivare, adesso infatti la chiamo, di sicuro se sarà addormita, speriamo di no, intanto mi sono preparata, almeno mi trovo pronta, dopo quando mi sono andata a mettere un attimo il giubbetto a mio figlio è a posto. E quindi niente. E va bene, dai, allora ci vediamo Questa è la dopo. mia amica. Ciao. Adesso stiamo andando in piazza. C'ho il cane che mi gira. Ecco. Questo qui è il Io dopo palazzo compro mio. quello Io di abito cui col ti portone parlo. là. E niente, adesso andiamo verso la piazza. Lei sta al telefono. Manco si accorta, questo è il video. Quando il fatto di Antonio. E adesso vi faccio vedere la strada che faccio io anche tutte le mattine per portare mio figlio a scuola e andiamo in piazza. Ci siete? Amore, no, adesso no perché sto a fare video.
Quando arriviamo in piazza, la mia patata. Siamo quasi arrivati in piazza. Laggiù in fondo, che vedete quei palazzi lassù in fondo, quelli sono i carabinieri, la caserma dei carabinieri. Aspetta, mi sta scivolando il telefono. Questa qua giù invece è la chiesa, la parrocchia sotto c'è. Questa qui è la scuola dove va mio figlio, vicino all'albero grande. Dai, Lady. Aspetta, William. Dai, vai, attraversa qua. Dai, Lady, Lady. Lady che ha visto il cane. Che abbaia. Lady. Questa qui è la parrocchia, il campo. Questa qui è la scuola di mio figlio. Vedete, 5 minuti ci vuole proprio arrivare. Lady. Questa è la piazza, sta là. Dopo ve la faccio vedere meglio, adesso attraversiamo. Questa è la scuola di mio figlio. Sto a fare il video, no, non te prendo. Lì c'è sta il bar, qui c'è sta, lì c'è sta il bar, il tabacchi, Videopanda, laggiù c'è la pizzeria. Questa è la piazza, questa è la scuola di mio figlio. Questa è la nostra piazza. Vedete, c'è voluto proprio 5 minuti arrivare. Dopo, beh, qua dietro, poi in fondo c'è la fontana. Questa è Lady. Lady? Asira! Faccio vedere l'altro pezzo della piazza, che è questo in alto. Questa è una fontana che una volta funzionava ben bel po', ma c'era l'acqua, non c'è più. Dai, zitta! Questa è tutta la piazza. Faccio vedere, beh, qua, beh, ci sta le case lì, lì c'è sta la parrucchieria, più in giù in fondo c'è sta la scuola guida. Questa è la fontana che una volta c'era, la fontana hanno spaccato tutto, guarda qua, casino. Questo è il parchetto. Qua invece c'è un'altra fontana che qua, questa funziona, qua sopra c'è sta nelle panchine pure, non so, per i ragazzi e ragazze, se mettono qua di scorre d'estate, è carino. Lassù invece c'è sta la farmacia, vedete quella luce verde, quella è la farmacia, e dopo là c'è sta pure i carabinieri. E qui c'è tutte panchine praticamente, queste tutte panchine qua, e qui c'è l'acqua. Una volta qua c'erano i pesci, una volta, ecco, vedete, qui c'è tutte panchine così, vedete qua l'acqua. E questa qui è la piazza, insomma. È bella come piazza, però purtroppo c'è la gente che la rovina. C'è tipo le panche, vedete, qui ce n'era, qui ce n'è una, di là ce n'era un'altra, dopo le tira nessuno, non so come fanno perché è massiccia. Qui vabbè ci sono le scritte, qua c'è sta il rubinetto dell'acqua pure. Cioè è bella come piazza, però peccato che non ci fanno mai niente, solo d'estate. Che d'estate fanno, da ritorno indietro, d'estate fanno, mi pare tra fine luglio e inizio agosto, dipende dopo. Fanno tipo 4 giorni di seguito, lì in mezzo alla piazza, là in fondo, là, ci mettono le panchine, e no, le panchine, tutte sedie con il palcoscenico, cioè fanno tipo, non so, il Violetta Anconetano, poi dopo fanno praticamente le sfilate de moda, queste robe così, insomma, e niente. Fanno le sfilate di moda, tutte queste robe qua, poi c'è sta le sfilate delle scuole qua intorno che i ragazzi e ragazze fanno, oppure sfilate in bikini, scusate, WhatsApp, insomma, queste robe qua, ecco. Vabbè, adesso scendo giù, lì se vedete c'è tipo il ringhiere, praticamente queste, perché c'era l'albero di Natale, avevano messo. Va bene, dai, vi saluto e dopo ci sentiamo, qui c'ho Lady che deve fare i bisogni, ecco, infatti, deve fare pipì. E niente, ci sentiamo dopo quando vado giù verso casa. Eccomi qua, sono tornata a casa e adesso di là c'è sta l'amichetto di mio figlio, quello che avete intravisto prima, insomma, con, intanto mi strucco con la mia amica, stanno di là alle 6 fino alle 7 e mezza, stanno qui, dopo noi ceniamo, che noi ceniamo presto, massimo 7 e un quarto, 7 e mezza ceniamo.
E scusate, sono ripreso quando sono ritornata a casa perché c'era il papà, cioè il marito dell'amica mia, che stavamo venendo giù a piedi, tutti e tre, già mio padre era andato giù con la macchina, che era venuto mio padre anche in piazza, che aveva finito a lavorare. Dopo ho portato mio figlio, il cane, e scusate, e l'amichetto suo a casa, qui a casa mia. Però io invece no, sono stata lì, ho aspettato un attimo un'amica mia che si chiama Silvia, lei. E niente, siamo venuti tutti e tre a piedi, che loro dovevano parlare un attimo, e quindi non ho ripreso, anche perché mi vergognavo, quindi c'era questo, no? Dice, cazzo fa? E quindi non ho ripreso, insomma. Non è stato un vlog chissà che cosa, lo so, lo dico sempre in ogni vlog che faccio, perché vorrei fare meglio, vorrei fare i migliori vlog, insomma, mi piacerebbe fare qualcosa di diverso veramente, quindi scusatemi tanto se io vi dico, cioè, qui sono truccate qua, no, figo, ne vado così in giro, una nuova moda, vabbè, basta, e perché volevo fare, cioè, io vorrei fare dei vlog meglio, capito? Però finché non mi capita proprio qualcosa di straordinario, insomma. Però siccome non sapevo cosa fare, così, dato come sapete mi piace fare i vlog, quindi perché no, ho detto faccio sto piccolo vlog, insomma, faccio questo piccolo vlog. Guardate il rossetto dei cinesi, ancora dura. Cioè, adesso me lo devo levare così. Un attimo, troppo qua, me non mi si leva meglio. A parte lo faccio di dietro. Faccio la parte qui che è pulita. Quindi capito, per questo dico, quindi scusate se sentite dire in ogni vlog, scusate per questo vlog, non è niente di kid, è speciale, però mi viene istintivo a dirlo, non ce faccio con cattiveria. Ah, un attimo, guarda che roba, sto struccante, è un mito proprio. E quindi ecco, scusate se dico sempre ogni volta... Se dico ogni volta scusate per questo vlog, non è niente di che, non è un granché, ma mi viene istinto a dirlo perché so che non è un granché, però non vuol dire che se faccio un vlog lo devo fare per forza, che devo fare un qualcosa, insomma, no? Penso almeno. Però ecco, dico, faccio anche il pezzo del vlog con cui mi strucco, me lo dura un po' di più questo vlog, insomma, ecco. E quindi niente. E niente, siamo stati in piazza, comunque c'è il cane che mi abbaia in continuazione. Vede una persona abbaia, vede un ca abbaia, cioè di tutto e di più. Ah. E quindi così. Vabbè, niente, i fiori hanno giocato a pallone, sono divertiti, calcio, vabbè, William non ci gioca tanto perché non gli piace tanto, però stava solo con Brian, non c'era nessuno in giro, poi l'avete visto, non c'è tanta gente, è stato d'inverno, invece lì, in quella piazza lì che avete visto prima, che vi ho fatto vedere, d'estate è così, è gonfia, gonfia di gente, pieno, 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 ma è bella come piazza poi, e quindi mi fa la scuola lì, vedete, ci vuole proprio 5 minuti, avete visto, ad arrivare, non ci vuole tanto. Io li faccio subito sia portare la scuola che venire, che poi oltretutto lui quando andava a scuola materna, avete visto la piazza, dovete andare ancora più su, c'è una salita, scendete lì già c'è la scuola, quindi è 3-4 fermate. Poi l'elementare ce l'ha qua su in piazza, e le medie farà sempre, sta prima della scuola materna andato lui, che si chiama la Ginestra, questa invece si chiama le Giovanni Falcone, e invece queste elementari si chiama Michelangelo Buonarroti, praticamente sta fa tutte scuole mie, mi piace un po', perché sta fa tutte le scuole che ho fatto io, la Ginestra l'ho fatta io e c'è lui, ci è andato lui. Le Giovanni Falcone ci sono andata io, ci è andato lui, Michelangelo ci andrà lui, ci sono andata io, insomma tutto sto intreccio, non so, avete capito niente. E comunque così. E quindi è una cosa bella, no? Guardate come sto struccante, lo amo, cioè ve lo consiglio veramente, prendetelo, questo che l'ho preso da Dico, ma non so se ci dovrebbe anche essere acqua e sapone della Dicker. Vi oligo elementi marini, no, veramente prendetelo, prima di usarlo però dovete fare così, dovete sbatterlo. E poi lo applicate, lo devo andare a comprare, non lo compro. Compro sempre questo. Mi piace tanto, cioè guardate, c'è un attimo, ma ho struccato dappertutto. Proprio buono buono proprio. No, mi era cascato l'asciugamano, niente. E quindi niente. Sì, pensavo di dire della scuola così. E dopo pure per andare all'Emicrancio devi fare proprio quante fermate dell'autobus? Una,
Due o tre massimo, sì. E quindi niente così, insomma, ecco, poi altre cose che volevo dire. Niente di che, insomma, sono stati lì, i bambini hanno fatto merenda, hanno giocato. Ho fatto questo piccolo vlog, insomma, che poi l'amica mia quando sono uscita sta al telefono, quindi non si è manco accorta che stava riprendendo, infatti non mi ha detto niente. E volevo riprendere pure Arvini giù, però non ce l'ho fatta, mi dispiace, sarà per un'altra volta. Comunque la piazza più o meno l'avete vista, insomma, ecco, volevo fare vedere dove usciamo noi di solito, stiamo lì, oppure c'è un altro parco che si chiama Via Cambi, dopo lì ci sono tutte le case, che sta sotto a casa di Silvia, della mia amica, che lì c'è il parchetto, che c'è lo scivolo, le altalene, i cavallucci, quelli che fai dun 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 dun, dindolò, però lì pure hanno sbrigato tutto, lo scivolo hanno sbrigato tutto, se le scalinate per arrivare su dopo per fare lo scivolo, cioè tutti i bastoni fatti così, dove ti devi arrampicare praticamente, hanno sbrigato, tanti vandali ci stanno dappertutto. E quindi niente. E niente, dai, se vi è piaciuto questo vlog, comunque mettete mi piace. No, faccio anche i vlog, cerco di farli un po' spesso, anche su ogni piccola cosa, perché comunque alcune persone piacciono, mi hanno detto, gli piace i vlog, quindi cerco di farli, insomma, ecco. Se vi piacciono, fatemelo sapere, i vlog ne farò anche altri, insomma. Dopo invece a fare tipo vlog, tipo non so, che sto a casa, che faccio un po' di faccende, queste cose qua, però non so mai dove mettere il cellulare, poi c'è una casa piccolina e quindi mi rimane un po' più difficile. E casomai sì, vi posso fare anche un video della mia home tour, diciamo, della mia casa, volendo sì, lo posso fare. Adesso però un po' di tempo lo faccio, perché adesso c'ho da caricare questo video, questo vlog. Il vlog, che vlog ho fatto? Ah, non ve li dico i nomi, lo scoprirete dopo che vlog, scusate, ho sbagliato che video ho fatto, quindi ho fatto questo vlog qui, ormai lo sapete, l'ho detto, eh. Poi devo caricare questo video vlog, dopo devo caricare altri due video, quindi io da domani non c'ho da fare niente, sabato mattina faccio un video con il mio ragazzo, sperando, non vi assicuro niente, però sperando che riusciamo, se mi viene presto speriamo ce la dovrei fare questo video, non vi dico niente, tutto è surprise, niente di che, non pensate chissà che cosa, comunque l'altro video che faccio con il mio ragazzo, quell'altro era challenge, video challenge, questo invece era boyfriend challenge, questa invece è un'altra cosa, e perché io avevo detto infatti più o meno nei primi video, non mi ricordo, che facevo anche i video con il mio ragazzo il sabato mattina, perché lui me ne prende sabato mattina, che dopo invece tre quarti ci mi fio da scuola e vado da lui, quindi più o meno lui mi viene verso le 9:10, fammi il tempo a fare un videotto, insomma, un video insieme. E adesso c'ho da fare quest'altro video che è un pezzo che dobbiamo fare, ma non ci siamo mai riusciti, mai, perché o per una roba, per un'altra c'è da via, oppure lui poi viene a mattina, o mi viene a pomeriggio, insomma, un casino. E quindi niente. Scusate. E quindi adesso niente, farò i video insieme a lui, i sabati, vedo, mi invento qualcosa da fare con lui, insomma, vediamo, insomma, anche se non è tutti i sabati, però vediamo, insomma, ecco. E quindi questi video che devo caricare li vedrete, dopo domani mattina carico un altro che non è questo video vlog, questo lo vedrete più là, molto più là, quindi prima vedrete altri miei video, no, video. E per un'altra cosa vi volevo dire, sarà un'altra cosa volevo dire, ah sì, ho messo lo smalto questo qui. Questo qui della confezione della Kiko, di cui ho 8 smalti, questo bellissimo, sto rosso bordeaux, insomma, come lo vedete in videocamera, anche dal vivo è così praticamente, bello 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 bello, bello. E sì, perché la nail art l'ho dovuta sfasciare, perché dopo che William ha spezzato l'unghia, che dopo ho riparato, vedete, questa è quella che ho riparato, cacchio, ve l'ho detto, ah beh, ve lo posso dire perché tanto ormai il video l'avete visto, quello come riparare, ah, poi ve lo posso dire che questo lo carica all'ultimo, il video ultimo. Praticamente ho fatto un video stamattina di come si fa per riparare un'unghia rotta, insomma, che è questa. Quindi vedete anche con lo smalto, non manco pare. Guardate, vedete questo pallino qua, questa qui è la seta, infatti, che ho mandato dentro. Cioè, guardate, proprio non si smuove di niente. Vedi, quindi è come. Donna, questa è brutta. Vabbè. Come un cielo il tagliato, insomma, il pezzetto strappato lì, insomma, che ti sei spaccata l'unghia, che gli ho fatta di là. Ok, niente. Sì. E poi ho fatto video. Che video ho fatto? Ma come ricordo? Ho fatto come riparare un'unghia rotta. Questo l'avete già fitto, l'avete già visto. Poi cos'è che ho fatto di video? Ah, il video haul l'avete già visto, delle cose che ho preso dai cinesi. Poi vedrete questo video qua che state vedendo. Ciao, state vedendo adesso. Ciao, eccomi. Il video vlog è questo.
E poi sabato, che adesso in questo non ve lo dico però, che farò il video con il mio ragazzo, speriamo bene, insomma, ecco, che ci riusciamo. Quindi niente, dai, se vi è piaciuto questo vlog, spolliciate su, mettete mi piace, commentate e iscrivetevi. E noi ci vediamo presto al prossimo video. Ciao, un bacio, ciao a tutti!